volevo leggervi la lettera che ci hanno mandato i lavoratori della Rimaflow. Care compagne e cari compagni, vogliamo portare il saluto delle lavoratrici e dei lavoratori della Rimaflow per dirvi che al centro dello scontro in atto nel nostro paese c'è ancora quello tra capitale e lavoro e che occorre porre al centro della vostra iniziativa politica la solidarietà con i lavoratori che sono oggetto oggi di un attacco senza precedenti. Non lasciateci soli, unite le vostre lotte attorno a una prospettiva strategica comune di alternativa collegata alle lotte ambientali, a quelle in difesa del lavoro, dei diritti, contro la riduzione a merce di tutto, dalla sanità all'educazione, all'istruzione e ai beni comuni. Dobbiamo ripartire dal basso, costruire processi radicati nei territori, dare vita a casse di resistenza che sostengano i conflitti. La Maflo operava nel settore delle automobili e funzionava bene finché il fondo finanziario che l'ha acquisita non ha collato alla parte produttiva le perdite del settore finanziario. Dopodiché sono seguite amministrazione straordinaria, gara d'asta, vinta da un polacco interessato solo al marchio e alle commesse BMW e la conseguente chiusura nel dicembre 2012 che ha lasciato a casa 330 lavoratori e lavoratrici. In mancanza di altri sbocchi e sulla base dell'esperienza di lotta contro la chiusura, un gruppo ha deciso di non rassegnarsi al licenziamento ed è passato all'occupazione per tentare di rimettere in funzione la fabbrica senza padrone. E così è nata Rimaflow, la rinascita della Maflow. Il RI è diventato il nostro suffisso obbligatorio, ben impresso su un grande striscione programmatico affisso sui cancelli: riuso, riciclo, riappropriazione, rivolta al debito, rivoluzione. Perché è in direzione di una produzione indirizzata in senso ecologista che ci stiamo muovendo, che nel nostro piccolo rappresenta sul serio una rivoluzione. Recuperare dagli apparecchi elettrici ed elettronici, ma anche dal legno e da altre cose, la materia prima da rimettere nel circuito produttivo. È un bisogno sociale a cui vogliamo rispondere e fa bene al pianeta. Ma siccome avevamo bisogno di risorse per poter risistemare 14.000 metri quadrati di capannoni su un'area grande il doppio e comprare i macchinari, ci siamo inventati una cittadella dell'altra economia, con un mercato dell'usato e un mercato agricolo che comprende la logistica per i produttori biologici del Parco Sud Milano, laboratori artigianali, un ostello attività culturali, eccetera. Ora, oltre ai primi 20 soci, c'è un altro centinaio di disoccupati che vive nella cittadella. Contiamo nei prossimi mesi di passare da un rimborso a un vero salario pieno, contributi compresi. Lavoro, reddito, dignità e autogestione sono le nostre parole. E con questo loro ci invitano a dire: la politica va ricostruita dal basso. E in questo senso, dice, noi stiamo cercando di dimostrare che è una strada praticabile se ci sarà il sostegno più largo di tutte e tutti coloro che combattono questo capitalismo in crisi e credono in un'alternativa. Abbiamo lanciato una campagna di sostegno che abbiamo chiamato Rimaflow vuole vivere. Ringraziamo davvero la compagna della Rimaflow.